in aeroporto Fiumicino e abbiamo appena scoperto che il nostro volo è stato ritardato di 2 ore. All'Italia di merda, non ti smentisci mai. Abbiamo preso la macchina, la pandina. Questa ci porterà non so dove, credo da nessuna parte, però metti la valigia grande, dai. Oh, scusa, questa è la casa, questa è la porta principale e da fuori abbiamo una bellissima vista, poi magari ve la faccio vedere. E c'è questa tenda che copre e è piccolissima ma molto molto bella. Praticamente abbiamo il bagno qua, poi la cucina molto carina, ci hanno lasciato il tè, c'è lo zucchero, il caffè, varie cose, molto semplice. Ci sono questi fornelli che ho seri dubbi sull'utilizzo perché non so utilizzarli sinceramente. Poi questo che è tipo un tavolino con le due sedie e qua c'era appunto il bagno, questo bel quadro e poi il letto semplicemente. Noi già abbiamo buttato la roba a caso. C'è questo armadio carino che ancora non ho visto cosa c'è dentro, sinceramente, ecco, niente appunto. E queste decorazioni, il bel muro con la pietra a vista, quello, il bel quadro, questo bel soffitto, il letto molto carino e l'armadio, io, la TV piccolina però carina, e questo è tutto, molto piccola, molto carina. Vi faccio vedere il bagno. Molto piccolino. È finita. Questa è la vista che abbiamo davanti casa, questa nostra è laggiù, quindi le scalette c'è casa, questa è la vista che abbiamo, bellissima. Finalmente siamo arrivati, c'è vento e anche un po' freddo. Allora adesso spiego praticamente, siamo partiti stamattina alle 4 da casa e dovevamo andare a prendere l'aereo. Siamo arrivati, pioveva tantissimo, quindi ci abbiamo messo un po'. Poi abbiamo parcheggiato la macchina e siamo andati in aeroporto. E volo rimandato, doveva partire alle 9.40, invece è partito alle 11.50. Siamo atterrati verso l'una, abbiamo preso la macchina, pagato la macchina. È una Fiat Panda, l'abbiamo pagata a 375 euro per 5 giorni. E perché abbiamo meno di 25 anni, quindi abbiamo speso un pochino di più. E adesso siamo andati alla casa, abbiamo posato tutto, ci siamo rinfrescati e andiamo al supermercato, al Conad. Che ne so, sì. Adesso andiamo al supermercato. Più o meno comunque questo supermercato è uguale a quello di Amsterdam. Thank you.
fare.